Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Quest'oggi un video un pochino diverso rispetto al solito. Volevo parlarvi un po' della questione riguardo la Thailandia e questa famosa zona e decisione che appunto ha preso il governo italiano ormai il 30 o il 31 di luglio, insomma non ricordo precisamente, che di fatto vieta i viaggi per il turismo in Thailandia e obbliga anche chi rientra poi dalla Thailandia a fare 10 giorni di isolamento fiduciario. Insomma, questo è poi un deterrente per chi vuole appunto tornare in Thailandia, dover fare appunto i 10 giorni di isolamento magari a casa e poi dopo i 10 giorni appunto fare il tampone antigenico in farmacia e verificare di essere negativo. Quest'oggi volevo insomma condividere con voi alcuni pensieri che ho fatto su questo tema, il perché secondo me potrebbe essere effettivamente poi tolta la Thailandia il 15 dicembre, questa è la deadline insomma per la decisione, e perché invece no, cioè perché il governo potrebbe ancora confermare questa zona e ovviamente io mi auguro che la zona E possa essere tolta, Thailandia possa finire in zona D per consentire poi appunto che i viaggi per turismo possano essere ovviamente consentiti. Personalmente me lo auguro perché anch'io appunto nella seconda metà di gennaio vorrei appunto tornare in Thailandia, dopo che sono stato appunto a luglio e settembre. Sul canale trovi nella playlist Thailandia tutta una serie di video che ho fatto appunto quando ero là, e quindi siamo in attesa della decisione. Mancano ormai 2 settimane, dopodiché avremo appunto questo verdetto che tanto aspettiamo. Direi quindi come sempre di cominciare il video dopo la sigla. Prima di cominciare il video, come sempre ragazzi, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale. Vi chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo YouTube. Questo è sempre molto importante perché consente di far vedere il video a più persone. Dicevo quindi il tema, la zona E, cominciamo con perché secondo me potrebbe esserci effettivamente il 15 dicembre poi il passaggio dalla Thailandia da zona E a zona D. Tra l'altro sul canale ho fatto un video dove parlavo di quali sono le differenze poi per un viaggio appunto in Thailandia se la Thailandia passasse dalla zona E alla zona D. Te lo lascio qui in alto, mi raccomando guardalo perché è un recap decisivo e ti fa vedere tutte quelle che sono le differenze grosse tra zona E e zona D. Dicevo in primis innanzitutto perché i contagi in Thailandia, quindi la situazione pandemica complessiva, è in netto miglioramento. Oggi i casi sono scesi sotto la soglia psicologica di 5.000 casi al giorno, e questo era un parametro segnalato dal governo come un KPI, direi, molto importante. Quindi un quadro pandemico assolutamente sotto controllo. Sappiamo inoltre che la campagna vaccinale in Thailandia sta procedendo bene, hanno tante dosi di Pfizer, tante dosi di Moderna, quindi anche questo punto di vista si vede che la Thailandia sta procedendo. Inoltre sappiamo che la campagna vaccinale in Thailandia è cominciata un pochino dopo rispetto all'Europa, quindi in Thailandia insomma i vaccini sono in quella fase nel quale l'efficacia sembra essere al massimo rispetto magari a quello che vediamo qua in Europa. Si è visto un po' che l'efficacia dei vaccini comincia a scendere dopo 5-6 mesi, invece in Thailandia in questo momento la protezione sembra essere ai massimi livelli. Questo è sicuramente molto molto importante. Altro punto che mi fa pensare che la Thailandia potrebbe essere appunto rimossa dalla zona E è il fatto che sappiamo già che dal 1 di gennaio Thai Airways, compagnia di bandiera thailandese, comincerà a fare voli 2 volte a settimana da Milano all'aeroporto Suvarnabhumi International di Bangkok. Quindi questo è un altro fatto che mettiamo insieme agli altri che ci consentono di pensare con ottimismo appunto alla decisione del governo italiano di togliere la Thailandia dalla zona E. Per quanto riguarda invece le motivazioni che potrebbero far sì che il governo decida ancora di confermare la Thailandia in zona E, di fatto non consentendo viaggi per motivi di turismo, innanzitutto potrebbe essere semplicemente l'avvento di questa variante di cui tutti parlano, questa variante sudafricana. Sappiamo che pare comunque che i vaccini continuino a funzionare anche su questa variante, ma questo ha già comportato una stretta. La Thailandia ha sospeso i voli da 8 paesi dell'Africa. Sappiamo che Prayut Chan-o-cha ha detto
tutti i paesi nei quali troveremo questa variante dovranno fare la quarantena, quindi il rischio c'è che ci possa essere complessivamente un inasprimento delle condizioni di viaggio e questo potrebbe portare il governo italiano semplicemente a così mantenere questa linea conservativa e posticipare poi il rientro della Thailandia dalla zona E alla zona D. Questo effettivamente, secondo me, è l'unico punto che potrebbe poi portare il governo a confermare la zona E per la Thailandia. Questo ovviamente è semplicemente il mio punto di vista, quindi salto di parte perché a me la Thailandia piace molto, ci vorrei tornare più presto, ovviamente per motivi turistici, però ripeto, non sono io che decido, quindi ovviamente ogni decisione sarà ovviamente accettata. Altra notizia che aggiungo è che di fatto questa variante che è arrivata è andata un po' a cambiare il roadmap della Thailandia, nel senso che si era deciso di togliere il tampone PCR all'arrivo invece per sostituirlo con un più agile antigen test, invece pare che appunto questo rischio variante spingerà a mantenere il tampone PCR all'arrivo, forse più efficace, con meno margine di errore, che ha un tempo di risposta più lungo e che probabilmente obbligherà le persone a fare sempre quella notte di quarantena a Bangkok, insomma all'arrivo nell'albergo SHA+, per attendere poi l'esito del tampone. Ovviamente ragazzi, se avete in mente voi qualche altra motivazione per il sì, quindi per il fatto che la Thailandia possa essere tolta dalla zona E, oppure qualche altra motivazione che vedete possibile che potrebbe consigliare o spingere il governo a mantenere la zona E, scrivetemela qui sotto nei commenti, così poi nelle prossime giornate e sicuramente anche nelle prossime live abbiamo più spunto poi per fare un update su quella che è la situazione complessiva in questo momento di viaggi verso la Thailandia, insomma, considerando che effettivamente il 15 dicembre è una data da spartiacque, perché andare in Thailandia, anche se di fatto sappiamo che in qualche modo ci si può andare, però insomma avere green light sui viaggi turistici sarebbe sicuramente molto molto importante, quindi seguiremo sicuramente news che immagino ormai arrivino nel giro di prossimi 10 giorni, perché appunto la deadline è il 15 dicembre, però c'è sempre qualche giorno poi di anticipo. Ovviamente ragazzi, come sempre, fatemi sapere, come dicevo, nei commenti qui sotto. Se ancora non lo avete fatto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che appunto faremo sul canale nelle prossime giornate, adesso appena riusciamo a organizzarci meglio la fisso, così poi vi potete anche impostare la prima ora su YouTube e non ve la perdete, così facciamo un po' il punto. Ovviamente vi chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, così anche qui riusciamo a far vedere il video a più persone. Ovviamente grazie per aver visto il video fino adesso, quindi direi che come sempre ci vediamo sempre sul canale con tutti i prossimi aggiornamenti per quanto riguarda la Thailandia, visto che veramente ogni giorno stanno venendo fuori altre news, altre novità sempre da commentare qui sul canale. Ciao e a presto!